Ciao a tutti ragazzi, sono io Mesham e benvenuti in questo nuovo video. Oggi, come promesso, ho deciso di fare l'unboxing di due bellissime cupofsket che avevo già accennato nello scorso video acquisti riguardanti Demon Slayer, che sono Tanjiro, questa qui, e Nezuko. Sono due cupofsket veramente bellissime, come sempre sapete la mia passione per questi oggetti, e anche questa volta li hanno realizzati veramente benissimo e ci tengo ancora una volta a consigliarveli. Spero che poi in futuro li facciano anche degli altri personaggi. Direi di iniziare tanto mostrandovi lui. Ecco come sempre lo troviamo in due versioni, versione A e versione B. E questo è lui una volta fuori dalla scatola. Come sempre adoro come vengono realizzati i volti, ma soprattutto gli occhi. Questa volta abbiamo anche gli orecchini. Il movimento dei capelli. La base questa volta è nera. Mi piace proprio anche il movimento del personaggio. Poi naturalmente, come sempre, cerco di farvi vedere in un'altra angolazione più da vicino. E l'altra è Nezuko. Eccola qui. Lei è veramente stupenda. Anche qui in due versioni A e B. Qui ce la fanno vedere più da vicino. Ed eccola qui, come nel caso di Tanjiro, abbiamo la base nera con la scritta sempre Cuposket, non so se si può vedere. E poi ciò che infatti ero curiosa di vedere è come avevano realizzato la sfumatura dei capelli ed è realizzata veramente benissimo. Mi era già piaciuta molto vedendo il personaggio di lei nelle versioni anime e anche versione manga. Ed ero curiosa di vedere come li avevano realizzati. Che l'hai fatta benissimo. Gli occhi sono soprattutto quelli che, come sempre, mi piacciono di più. Ma è anche la posizione che è meravigliosa. Ora non so se si può vedere, ma ci sono diversi dettagli anche sul vestito. Sai che così non riesco a farvela vedere. Fantastica. Bene ragazzi, con questo mi sembra di fatto vedere tutto. Spero che il video vi sia piaciuto e fatemi sapere, come al solito, con un commento qua sotto se qualcuno di voi è riuscito a prendere queste cuposchette, se sì, quale delle due vi piace di più rispetto all'altra. Io devo dire, mi piacciono moltissimo entrambe, però forse Nezuko per il fatto dei capelli o anche dei dettagli è quella che mi piace di più rispetto a Tanjiro. E con questo ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!